cappotto, pantaloni, una maglietta, un maglione e poi ci sono le scarpe, le calze e tutti i suoi indumenti personali, insomma tutti insieme riempiono un bel borsone, di quelli grandi. Per 20 minuti le hanno preso il cuore in mano e lo hanno massaggiato. Era privo di sangue il cuore. Per 20 minuti un cuore tra le mani. Ma io da questa storia ho imparato tante cose. Certo, non avrei mai immaginato di dover imparare a cucinare un piatto tipico di Bari. Devo separare la testa e i tentacoli dal corpo dei calamari. Poi arriva la parte più difficile, quella di procurarsi un bel tagliere ampio e un coltello ben affilato con cui preparare l'impasto per riempire il ventre dei calamari. Un coltello come questo. Sì, così c'è scritto. Più di 10 centimetri la lama. È quello che ci vuole. Mi sembra quasi stupido stare qui. A scrivere. Sì, è un modo per comunicare, ma un foglio di carta non può certo darmi delle risposte. Il fatto è che pretendo che gli altri risolvano i miei problemi, dissolvano i miei dubbi. Mi chiedo, ma come possono mamma e papà vivermi accanto e non accorgersi di nulla? A loro basta vedermi così per casa e basta. È in chiesa, Santa. Il parroco sta discutendo animatamente con Giuseppe. Questo vuole farsi prete, vuole entrare in seminario. Ha portato al parroco una sua tesina teologica che pubblica e mette a disposizione di tutti. Il mondo nel quale viviamo è tridimensionale, perché è stato fatto da un Dio che è fatto di tre persone. Il tempo ha tre dimensioni, passato, presente, futuro. La velocità ha tre dimensioni, accelerazione, costanza, decelerazione. Sempre perché è il Dio, uno e trino, quello dei cattolici, che ha creato tutto. Piaciuto? Oggi compio 20 anni. E non mi sembra vero perché mi sento tanto piccola ancora. Ma la realtà, i conti sono questi. Mi sono resa conto, mentre ero in macchina, che io non sarei mai capace di lasciar morire una persona sotto i miei occhi senza poter umanamente almeno fare qualcosa. Ho capito che nessuna scienza può strappare l'uomo al suo destino, che è fatto di dolore, di morte fisica. La vita vera non è questa. E ringrazio il Signore per avermi dato un cuore, una mente sensibile, tanto da poter cogliere, anche se non sempre, tutto quello che lui cerca di dirmi. Tra le sorelle hanno delle consuetudini, delle fisse. E qual è la fissa? Che ad ogni esame bisogna cambiare vestito. Esame nuovo, vestito nuovo. E scegli un vestito rosso. A Rosa Maria piace questo fatto. Pensa che sia la cosa giusta. C'è qualcuno che le due sorelle incontrano per strada. E questo le ferma sempre, da santa, solo a santa dei volantini. Se Piero sapesse che questo anche di giorno è in giro in città a creare disordine, forse interverrebbe. Magistrati, avvocati, che umiliazione. Un magistrato gli dirà, così piccola, se avesse voluto farle del male l'avrebbe già fatto. Dal carcere arrivano delle lettere. Chi le porta? Non si saprà mai. Dal carcere arrivano lettere di un detenuto alla famiglia della ragazza che lui ha ucciso. Accade anche questo nella nostra storia. Chiedo umilmente perdono per il delitto compiuto ai danni di Santa.
Vostra amatissima figlia. Tanto dolore poteva essere evitato, sia da me che da lei, con un po' di amore cristiano. 3 anni di persecuzione, con lettere, pedinamenti, violenze. Nessuno mai è riuscito a fare qualcosa. Lei sola, sola, con le pagine del diario. Fossero andate distrutte, non avremmo mai capito per davvero quello che Santa viveva. Dio mio! Io non ti amo, io non lo desidero neanche, io mi annoio con te, io addirittura forse non ti credo. Ma passando, guardami, metti un po' d'ordine nell'anima mia, così senza dirmi nulla, senza darmelo a vedere. Se vuoi che io ti creda, dammi la fede, se vuoi che io ti ami, dammi l'amore, io non ne ho. Ma perché Piero, eh? Perché ti precipiti giù dalle scale senza la pistola? La pistola è lì, nella fondina. La usi ogni giorno, tu sei un poliziotto, Piero, ma perché non la prendi, la pistola, eh? No! No! Rosa Maria. Rosa Maria. Il vestito rosso è nell'armadio, nel cellophane. Cosa vuoi? Lasciarlo lì per sempre? Al prete non sembrava vero, eh? Il rito funebre con l'abito rosso. In casa sono tutti agitati, la cucina è sottosopra, la pentola dei calamari ancora in terra, ma c'è troppa gente. Sembra una festa. Ti sarei chiesto che motivo ha, che senso ha vivere, morire. Io non so aiutarti a dare una risposta, però ho una certezza dentro. Bisogna avere una ragione per vivere e per morire.